contro ogni forma di discriminazione, per una società più accogliente ed inclusiva. Il 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale contro il Razzismo. Per una settimana in tutta Italia si organizzano iniziative dedicate alla lotta all'esclusione e fino a domenica 24 marzo anche Napoli partecipa all'evento con un calendario di incontri rivolti soprattutto ai giovani. Nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, domani dalle 10 gli studenti assisteranno alla proiezione di documentari, testimonianze e interventi teatrali e musicali per riflettere sul tema. Saranno presenti Peppe Barra, grande interprete della musica e della cultura popolare napoletana, la scrittrice Antonella Cilento e l'attrice Cristina Donadio. Napoli, da questo punto di vista, ha una tradizione, è da sempre una città mai sfiorata da politiche razziste, da politiche di discriminazione. È una città che da sempre, ma in questo momento ancora di più, ha aperto le porte a tutti. L'impegno dell'amministrazione su questo campo è forte, atti concreti, cittadinanza ai figli degli immigrati, registro delle unioni civili, quindi difesa dei diritti. Per promuovere la cultura della differenza e del rispetto, domenica allo Stadio Collana si giocherà il torneo quadrangolare di calcio a 5, con una squadra di calciatori gay, una di calciatori extracomunitari, un gruppo di studenti e un team di giornalisti. Le iniziative sono promosse dal Comune con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, il Centro Sinapsi della Federico II e il Comitato Arcigay Antino di Napoli. Credo che la cultura sia uno degli aspetti più importanti da sostenere e promuovere per abbattere pregiudizi e stigma, sapendo che se non si fa tutto questo e se non si combattono gli stereotipi, qualcosa di molto doloroso per chi poi deve subire e per la società anche nella quale le cose avvengono.